sono concluse anche queste giornate abbastanza movimentate. Le campagne elettorali sono, quando avvengono, sono degli appuntamenti estremamente importanti, per cui non si mette mai un fine, ma si va avanti sempre lavorando per tentare di portare avanti poi i propri candidati. È stata una campagna elettorale che è durata qualche mese, perché la preparazione è durata qualche mese, il fatto che lo statuto fosse e dovesse essere uno statuto nuovo del terzo settore ci ha messo nelle condizioni di dover ragionare anche prima per capire bene come adattarlo ad una associazione importante come quella dell'Umpli. Beh, allora sono stati tanti gli appuntamenti, e questi appuntamenti poi hanno portato ieri alla elezione che ha visto questo gruppo di dirigenti dover portare avanti un certo tipo di discorso che è stato soprattutto legato ad un problema di mancanza di idee da parte dell'altro gruppo, ma soprattutto invece di grandissime idee che hanno sviluppato e abbiamo sviluppato insieme con questa maggioranza, che poi ha portato avanti e ha vinto su tutte le sui delegati, sul consigliere nazionale, sui consiglieri che si sono proposti. Ecco, nelle altre parti poi si sono eletti anche altri consiglieri nelle altre province, consiglieri che sono persone validissime, con cui faremo questi altri 4 anni, sperando che questi 4 anni non debbano pagare un altro pegno come si è pagato negli ultimi 6-7 mesi con la malattia del Covid-19 o con tanti altri problemi che si erano posti in passato. Devo dire che l'aiuto sia da parte della maggioranza che della minoranza c'è stato soprattutto nel momento in cui c'è stata la sofferenza. Tutte le Proloco hanno lavorato e io le ringrazio veramente di cuore per quello che è stato fatto. Però adesso bisogna cambiare assolutamente il sistema e soprattutto applicare questa che è lo statuto del terzo settore. Ieri in assemblea abbiamo sentito per mezz'ora anche il direttore generale del terzo settore, che ci ha spiegato quello che avverrà nei prossimi mesi, per cui le Proloco dovranno essere la punta di diamante di un movimento, quello del volontariato, anche del bisogno, e non soltanto la vecchia Proloco che delle sagre o del tempo libero, eccetera. Questa è una veste nuova che noi avremo, ma sarà soprattutto un momento di positività ancora maggiore all'interno delle nostre città e all'interno delle nostre realtà. Pensate un attimo che già con il Covid siamo stati costretti a dover fare, tra virgolette, costretti a dover fare dei lavori a cui non eravamo abituati, a dover essere delle associazioni di volontariato, a stare vicino alle persone che erano sole, alle persone che avevano bisogno di alimenti, alle persone che avevano bisogno anche di punti di riferimento, come comuni che magari non avevano il riferimento perché c'era commissariamento. Beh, le Proloco si sono prestate a dare non una mano, due mani, insieme con tante persone di volontari. Però il futuro è diverso. Il futuro io spero che sia intanto a fianco agli enti locali, e soprattutto gli enti locali che capiscano che le Proloco devono progettare insieme con loro. Se comincia finalmente un programma di questo genere, significa che tante cose si smussano e tanti problemi si smussano tra quelle che è il lavoro che fa la Proloco e quelli che alcuni comuni invece non vogliono o sono gelosi a vedere che le Proloco fanno. E poi devo anche dire che ci sarà in futuro un discorso nuovo. Io spero che da qui a poco la Regione si doti e ci doti della nuova legge che stiamo aspettando ormai da più di 6 o 7 anni, e che anche la Calabria possa finalmente, le Proloco della Calabria possano finalmente avere il riferimento regionale che in questo momento ci manca. Dopo aver chiuso le province, dopo aver tirato fuori le deleghe riportate nella regione,
la delega del turismo che è ritornata alla regione, poi alla fine l'attesa ancora oggi è un'attesa spasmodica per capire bene dove le Proloco dovranno andare ad essere collocate, e anche questo è un altro passo che bisognerà fare assolutamente entro l'anno. Io non voglio esagerare nel dire che le Proloco sono indispensabili, sono associazioni indispensabili, però devo anche dire che se noi calcoliamo solamente per un attimo 10 manifestazioni che fanno durante l'anno le Proloco, soltanto in Calabria 202 iscritte che abbiamo come Umpli, sono 2000 e più di 2000 manifestazioni che noi regaliamo sempre al territorio. Allora, se questo è vero, ed è vero, il giorno in cui le Proloco si dovessero stancare o le associazioni dovessero chiudere perché non hanno più voglia di andare avanti, beh, la Calabria soffrirebbe veramente di una mancanza di esercizio da parte delle nostre associazioni, che non si fermano mai. Sono le associazioni che a Natale lavorano, a Pasqua lavorano, durante l'estate lavorano ancora di più degli altri periodi, per cui diciamo che sono coloro i quali danno non soltanto delle soddisfazioni ai territori, ma danno soprattutto l'immagine ai territori. Sono coloro i quali risolvono i problemi sui territori che altrimenti, se non fossero fatte con il volontariato, non sarebbero mai attuate. Allora mi fermo qui soltanto per dire che stiamo progettando, in base anche ad un discorso che stiamo portando avanti come Umpli Calabria, stiamo progettando delle cose abbastanza importanti, e abbiamo bisogno che gli altri ci siano vicini, non soltanto gli enti locali, non soltanto la regione, abbiamo bisogno che anche coloro i quali credono in noi non dicano solamente le Proloco sono brave, ma finalmente si accompagnino insieme con noi a portare avanti e soprattutto a realizzare quelli che sono i progetti del futuro, che dovranno soprattutto creare una grande sinergia, quella che è mancata in passato, all'interno di una regione che ha bisogno soprattutto di cambiare immagine e di dare un'immagine diversa a livello nazionale e anche internazionale. Se ciò dovesse avvenire, finalmente avremo realizzato il nostro sogno.